Accanto alla ripresa quasi totale delle attività commerciali, è iniziata una timida ripartenza delle attività sportive. Lo sport fa bene alla salute fisica e mentale, per questo, anche nel periodo di maggiori restrizioni, l'attività motoria è stata una delle prime forme di uscita ad essere autorizzata. Oltre al benessere, lo sport è anche un settore economico che dà lavoro a molte persone. Dalle società sportive ai lavoratori nelle strutture a tutte le attività collaterali e ha bisogno naturalmente di protocolli precisi per rialzarsi dopo la lunga pausa. Questi alcuni degli argomenti trattati nel nostro programma Sport Iguglio, insieme alle istituzioni dello sport regionale e assessori comunali con questa delega. È stata molta preoccupazione, non si sa ancora oggi chiaramente, perché adesso si sta riparlando delle possibili aperture, ma la vedo molto difficile. Difatti è molto difficile ancora, non si sa bene, specialmente ma qualsiasi tipo di sport, dagli sport di squadra, agli sport anche individuali, cioè per non citarne, però sicuramente ci sono delle problematiche. In più, chiaramente inserite nell'ambiente lavorativo e familiare che tutti quanti abbiamo vissuto. Perciò credo che da un lato era una passione, un divertimento, in questo periodo è diventato anche un impegno ed una responsabilità. Una ripartenza, per quanto difficile, è necessaria. Oltre alle grandi società, sono moltissime le piccole realtà che nel Tiguglio raccolgono appassionati e formano i ragazzi nei settori giovanili. Nella mente abbiamo quelle due o tre società per città, però a Chiavari, ad esempio, ci sono un'ottantina di società sportive, una ventina a Lavagna e qualcosa uguale anche a Sesti. Perciò, comunque, queste persone sono tutte persone che hanno società, che hanno un presidente, che probabilmente in questo periodo, in mezzo a tante problematiche, ma c'è stato anche questo pensiero di seguire, che poi lo sport dalle nostre parti vuol dire ragazzi, vuol dire gestione delle piccole squadre,